nessuno avrebbe osato fare con tanta veemenza di dicembre una marcia, una chiamata collettiva, una testimonianza, questo per metterci su una piazza virtuale. E quindi dalle contestazioni fatte a botte di like abbiamo deciso di fare una contestazione vera, immagine anche di pensiero politico-culturale. E siamo ancora in cammino perché le risposte che sono arrivate questa mattina sulle azioni che ora decideremo insieme di fare dal punto di vista che ci forniscono, sicuramente è pratico, perché se quella marcia che noi abbiamo organizzato in giro di pochi giorni, ora noi puntiamo un po' più in alto e per il 16 di marzo vogliamo organizzarlo in questa Italia, per dire che l'Italia comunque ha un cuore diverso, ha un cuore pulsante, sicuramente democratico, non certamente populista e sovranista. Innanzitutto voglio ringraziare i presenti che sono qui all'auditorio. Abbiamo questa la certosa di risulti spontaneo con il passaparola del 29 che incontra il locale con il pensiero globalmente. Una questione che a qualcuno poteva sembrare limitata. Lì ci sono tante risulti, ci sono tanti elementi che ci fanno guardare il mondo e ci fanno capire anche la fase che stiamo attraversando. Un bene del patrimonio. Quello che è che uno Stato... In questo momento passa qualcosa di molto più rilevante e in questa vicenda ci sono questioni generali, molto generali e molto rilevanti, e anche